La tratta, come fenomeno di traffico e sfruttamento di esseri umani, è una realtà spaventosa nel nostro paese, ma anche in Abruzzo. In Italia si contano almeno 100.000 donne coinvolte nella prostituzione su strada, migliaia nel territorio abruzzese, concentrate soprattutto sul litorale adriatico, sulla bonifica del Tronto e a Montesilvano. Una mappa inquietante, resa nota durante un convegno che si è tenuto all'Università di Teramo, promosso dal Rotary Club Cittadino, al quale ha partecipato Donaldo Bonaiuto, sacerdote diocesano, che è stato accanto al fondatore Don Oreste Benzi negli ultimi 15 anni. Per quello riguarda la prostituzione su strada, abbiamo più di 100.000 donne sulle strade, di cui il 37% sono minorenni, e quindi stiamo parlando di una realtà spaventosa che purtroppo è anche nel nostro litorale adriatico, anche alla bonifica del Tronto, Montesilvano, insomma in tutte quelle zone molto conosciute anche in questa regione abruzzese. E però poi dobbiamo anche dirlo che la prostituzione schiavizzata si ritrova anche in tanti locali, in tanti privé, in tanti alberghi, sempre nella sua forma di clandestinità, di sfruttamento in tutta Italia, dove purtroppo anche al chiuso il fenomeno è ancora più difficile da quantificare perché viene nascosto. Un passo indietro è un passo di disumanità, un obbrobrio pensare che oggi si debbano comprare le relazioni più intime, perché magari una relazione intima è così importante che non si può acquistare, casomai si deve conquistare.